Questa parte, diciamo, delle associazioni che si sono fatte è importantissima perché sono quelle che si sono attivate perché questo fosse possibile. Ripasso la parola poi a un paio che quanto insomma, presidente del gruppo politico Alessio Di Pagliari, anche lui ha partecipato attivamente, diciamo, in prima linea a far sì che questo riuscisse, e poi ci sarà la seconda parte in cui insomma, parteciperanno anche le figure autorevoli che vedete intorno a questo tavolo come rappresentanti di altre associazione. Quindi mi passi la parola? Ti passo la parola. Okay. Allora io voglio dire una cosa, se siamo d'accordo, facciamo un giro sul tavolo partendo da una parte indipendentemente dai ruoli, siamo d'accordo? Ok. Comincio da te, Alfredo. Allora, prima di tutto voglio dire questo, no? Che progettare è fatica. Volevo dire, ci vuole carisma per metterci tutti insieme, quindi come dicevi tu, però alla fine ci si riesce, quindi si è orgogliosi di questo, no? Per stare tutti insieme. Poi c'è un'altra cosa importante che sembra da sottovalutare, invece no, che per progettare servono soldi, guarda caso, no? E vado così, ma penso che capita comunque a chiunque voglia fare i progetti, deve bussare su delle porte che con la speranza si possano aprire, insomma, ecco, no? Come si dice, si bussa su 10 porte con la speranza che se ne apra una, due, tre, non so quello che è. Quindi da questo punto di vista, per questa progettualità, dobbiamo ringraziare col cuore grande, ripeto, ma grande, 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 la ditta GLS, che c'è anche appunto lei il rappresentante, quindi un applauso grande a te, perché questi sono contributi economici. Poi abbiamo, per il secondo anno, la fondazione della Cassa di Risparmio, che anch'essa è attiva, diciamo, dal punto di vista, diciamo, di sensibilità sociale. E quest'anno abbiamo avuto, oltre che il patrocinio, anche una dichiarazione di contributo nell'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, che